Affamato, ha rincorso a lungo un branco di barracuda senza accorgersi di essersi spinto troppo verso riva. E così un tonno a pinne gialle, del peso stimato in un'ottantina di chili, si è ritrovato in trappola nelle acque basse del porto di Villa Silmius. In queste immagini amatoriali, girate da una banchina da un pescatore dilettante, che ha immerso la sua telecamera sub legata a una corda, si vede il grosso pesce disorientato che gira in tondo nella ricerca, senza successo, di una via di fuga. Il tonno a pinne gialle nel Mediterraneo è più raro del tonno rosso, la cui pesca è regolata da quote di prelievo al momento esaurite. Le sanzioni, sino a 4.000 euro, sono previste anche in caso di pesca accidentale, a meno che non si avverta la capitaneria, che provvederà a donare in beneficenza il pescato. Per il tonno a pinne gialle non ci sono restrizioni di pesca, ma è stato inserito nel 2010 da Greenpeace tra le specie ittiche in via di estinzione. Il grosso pesce finito suo malgrado nelle acque del porto di Villa Simius è stato accompagnato al largo da un gommone del Corpo Forestale.